Buongiorno a tutti, ben ritrovati, anche se siamo molto distanti, però col pensiero siamo sempre stati vicini a voi, noi insegnanti, e spero anche voi a noi, e siamo riusciti a fare queste poche lezioni per uno, tanto è vero che con 4 lezioni ho pensato di cambiare anche il mio programma, come avrete visto, dovevamo fare la nascita del Rinascimento quest'anno e invece ho preferito lasciare il programma intatto per il prossimo anno, sempre sperando di tornare alla normalità, e fare invece questo mese di marzo queste 4, chiamiamole conferenze su un tema che spero sia piacevole e interessante per tutti, strettamente legato proprio all'arte, che è la storia della bellezza. La bellezza che è può essere un canone ufficialmente riconosciuto, quindi legato a delle regole, legato a degli esempi che ognuno di noi impara o ha insiti fin da bambino, quindi una bellezza oggettiva con dei canoni a cui fare riferimento per stabilire se una cosa è bella o una cosa non è bella. Oppure può essere una bellezza soggettiva. Il concetto di bellezza soggettiva, lo vedremo nell'ultima lezione, si sviluppa soprattutto tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, soprattutto col romanticismo, con l'evoluzione anche della pittura che si allontana sempre di più dalle catene, diciamo, della forma, dell'estetica, e quindi la bellezza soggettiva non si basa su canoni e regole matematiche precise e rigorose, ma riguarda più l'animo, i sentimenti. È bella una cosa se riesce a coinvolgere il nostro animo e i nostri sentimenti. E la bellezza, come la moda, come la stessa storia dell'arte, i vari movimenti artistici che si susseguono, l'abbiamo visto in questi anni insieme, segue il cambiamento della società, della cultura, della filosofia. Quindi non è immutabile a se stessa, ma si evolve insieme all'evolversi di tutti gli altri aspetti della cultura e anche non della cultura, della situazione sociale, politica, culturale in genere. C'è però un tipo di bellezza che, pur non essendo costante in tutti i secoli, ma va, torna, ritorna, rivà, che è la cosiddetta bellezza classica. La bellezza classica è proprio quella che riguarda l'arte greca, che è l'argomento di cui parliamo oggi, con la prima lezione. In particolare la bellezza del periodo classico dell'arte greca. La parola classico cosa vuol dire? Lo si vede anche nella moda, per esempio, no? Quella persona veste in modo classico. Quell'altra persona segue invece la moda, veste in modo moderno, attuale. La moda è destinata a cambiare per il mercato, per i fattori economici, per il gusto dettato anche dal mercato della moda. Mentre quella che è considerata la moda, o quindi la bellezza classica, un concetto di bellezza classica, è un qualcosa che diciamo che è eterno, che perdura e che resterà sempre valido, proprio perché non passa di moda, non è soggetto alla moda ed è universalmente riconosciuto, anche se appunto, come nell'arte, non tutti i secoli, non tutti gli stili la seguono, a volte la accantonano, poi la riprendono, eccetera. E per quanto riguarda l'arte greca, dicevo, soprattutto il periodo classico, è proprio qui che nasce il concetto e quel prototipo di arte e di bellezza che sarà un canone che verrà ripreso nei tempi e nei secoli successivi. La bellezza classica, universalmente riconosciuta dell'arte greca, verrà sospesa col Medioevo, ma viene ripresa dal Rinascimento, verrà sospesa di nuovo col Barocco, verrà ripresa nel Settecento col Neoclassicismo. E quindi noi vedremo di secolo in secolo questi mutamenti, questo cambiamento. E l'arte greca parte dalla fase cosiddetta arcaica, e possiamo vedere la prima immagine. L'arte arcaica greca va dal VII al V secolo a.C. ed è un tipo di arte
ancora legata molto all'arte precedente, in particolare alla tipologia e ai canoni dell'arte egizia o dell'arte mesopotamica, e in particolare i tipi dell'arte greca arcaica, in particolare sono il kuros, che letteralmente vuol dire giovane, e la core, che letteralmente vuol dire fanciulla, giovinetta. Mi fermo, vado avanti. E, scusate, ma mi è andata via l'immagine. Il kuros e la core, ripeto, sono molto simili alla tipologia delle sculture egizie. Eccola qua. E quindi è una figura frontale, una figura rigida, fissa, leggermente squadrata geometricamente nelle forme, ed ha un senso proprio di mummificazione quasi, no? Di, soprattutto di impassibilità e di eternità. Il kuros e la core erano dei tipi, non si raffiguravano, non si scolpivano degli individui con delle particolarità precipue, personali, neanche dal punto di vista dei lineamenti del volto, ma sono dei tipi, diciamo, astratti, appunto, come dicevo prima, il giovane, il kuros, la giovane, la core. E si riferiscono in particolare alle caratteristiche che non hanno tanto le persone umane, ma hanno soprattutto gli dèi, le divinità. Quindi in questo momento la bellezza tipica a cui fare riferimento, la bellezza ideale, è quella rappresentata dagli dèi. E la bellezza di questi giovani kuros e core consiste appunto in quella immutabilità di cui parlavo prima, che non riguarda soltanto la posizione del corpo. Quindi queste figure non vengono raffigurate ora frontali, ora di profilo, ora che compiono un gesto, ora che tengono qualche cosa in mano, ma sono sempre ripetutamente fisse in maniera frontale, con le braccia lungo il corpo e i pugni leggermente chiusi, come vedete proprio in questa figura. E questo è il kuros del 530-520 avanti Cristo e si trova al Museo Archeologico di Atene. Ma tutte le altre figure di kuros sono identiche. Allora, qual era la caratteristica che erano considerate dei valori positivi degli dèi? L'eternità e quindi l'eterna giovinezza. L'eternità e l'eterna giovinezza, l'eterna salute, erano dovute al fatto che gli dèi erano immuni dalle malattie, dalle preoccupazioni, dai guai, diciamo, della quotidianità, non invecchiavano e quindi erano proprio il prototipo del kuros in piena fase giovanile, tra l'adolescenza e l'età giovanile, in cui la figura, sia maschile ma anche la cora femminile, sono al massimo della loro potenza, della loro bellezza, nella normalità, nella loro salute, tranne insomma casi particolari di persone con malattie e patologie, ma raffigurano proprio questa imperturbabilità e questa sicurezza, quasi spavalderia nel confronto del mondo, degli accidenti del mondo, perché non li riguardano, così proprio come non riguardano le divinità. E la tipologia estetica è proprio ancora un po' quella delle figure egizie, delle statue egizie. Incomincia un leggero movimento, che è quello chiamato del contrappunto, che poi si accentuerà nella fase classica, che vedremo tra poco, che è quello di tenere una gamba, in particolare la destra, per noi che guardiamo l'immagine è la sinistra, ma per la figura è la gamba destra, avanzata rispetto all'altra gamba, no? Si vede molto bene un piede più avanti e l'altro piede leggermente più dietro.
E questa posizione fa sì che, soprattutto nell'accentuarsi, nella fase classica che vedremo tra poco, mette leggermente in movimento il corpo, quindi toglie quella fissità, quella rigidità esasperata che avevano le sculture greche, e inoltre un certo accenno, un inizio verso quella che è la naturalezza del corpo umano, dell'anatomia, del movimento, è dato dal fatto che la scultura egizia era quasi sempre un alto o altissimo, a volte rilievo, ma comunque le statue erano addossate a una parete, a un tempio, mentre nella scultura greca inizia la figura a tutto tondo, quindi la figura non è addossata a nessuna parete, a nessuna muratura, e ha tutto lo spazio libero intorno a sé. È una figura che occupa uno spazio come la figura umana, la figura reale. L'anatomia, la muscolatura qui incomincia a essere accennata, anche se in maniera un po' geometrizzata, non proprio ancora morbida, arrotondata come lo sarà tra qualche secolo nella fase classica, e soprattutto l'elemento più interessante riguarda il viso. Già in queste immagini incominciate a vederlo, ma se io vi faccio vedere l'immagine della core, quindi un esempio di giovanetta al femminile, se voi guardate il viso, si vede bene soprattutto nella foto piccola forse, che è frontale, vedete che ha un accenno di sorriso. Il viso non è serio, fisso, imperturbabile, ma ha un accenno di sorriso, ma soltanto un accenno, che muove pochissimo i muscoli, però fa allungare leggermente in orizzontale le labbra e mette in movimento leggermente gli zigomi, i muscoli del viso. E anche questa è un'espressione chiamata il cosiddetto sorriso arcaico proprio, che è fissa, anche questa, da un kuros o da una core all'altra, non cambia questa espressione o questo modo di sorridere, cioè non è più accentuato, o non c'è un'espressione triste, o non c'è un'espressione concentrata ancora, ma c'è questo sorriso fisso che ha sempre la stessa caratteristica. Questo sorriso, oltre al scopo di incominciare a mettere leggermente in movimento i muscoli, il corpo, la figura umana, ha soprattutto lo scopo di esprimere un altro concetto che è precipuo della divinità e purtroppo non di noi esseri umani. Questo sorriso esprime il concetto di atarassia, dicevano i greci, il greco antico, che vuol dire non apatia in senso negativo, non menefreghismo in senso negativo, ma serenità, distacco dal mondo reale, quindi distacco e imperturbabilità rispetto alla sofferenza, alle malattie, alle preoccupazioni, alle ansie, e quindi essere distanti, non essere toccati da quelli che sono gli accidenti, i difetti, diciamo tra virgolette, della vita quotidiana che purtroppo riguarda noi uomini. Quindi questo sorriso un po' stampato, quasi un po' ebete, no? Come dico io in certi casi, vuol dire proprio questo: io sono sereno internamente, lontano, non toccato da tutti gli accidenti che riguardano invece gli uomini normali, e quindi lo esprimo attraverso questo sorriso sereno. Lo stesso tipo di sorriso lo darà per esempio Leonardo alla Gioconda o ad alcuni ritratti ideali del Rinascimento, che poi vedremo nella terza lezione, la bellezza ideale del Rinascimento, proprio per esprimere questa serenità, questo equilibrio, questa armonia e questo anche controllo, no? È un certo autocontrollo di se stessi. Quindi non piango, non mi dispero, ma neanche rido, sghignazzo in maniera sguaiata, controllo le mie espressioni perché controllo i miei sentimenti internamente. Quindi questo concetto è molto interessante, ma completamente diverso da quello
che diventerà invece poi il concetto dell'arte classica che adesso vediamo. Un ultimo elemento che vi faccio notare, visibile soprattutto nella figura femminile, che come vedete è vestita, mentre invece il giovane maschile, il Kuros, è nudo. Nudo perché è chiamata la nudità eroica. Gli dèi, e poi per l'arte classica i guerrieri, i grandi eroi guerrieri, gli atleti, hanno questo nudo eroico, quindi possono permettersi di raffigurare la figura nuda perché non induce assolutamente alla pruderia, alla sessualità, alla volgarità, ma mette solamente in mostra, aiuta a mettere in mostra con la visibilità del corpo nudo la forza di queste figure, forza fisica che corrisponde a una forza morale interiore, di valori, di comportamento, e appunto riesce a evidenziare anche l'anatomia, la muscolatura, che piano piano, dall'età arcaica all'età classica, interesserà sempre di più, sarà sempre anche meglio conosciuta grazie a degli studi anche di anatomia, di medicina, e quindi il cosiddetto nudo eroico. Mentre invece la figura femminile, probabilmente più per pudicizia, è raffigurata invece sempre vestita col chitone e il peplo, che sono l'abito a pieghe, eventualmente il mantello che copre l'abito sottostante, e raffigura la dea in questo caso, o le dee per la religione politeista, e ha una cura già diciamo moderna, già molto avanzata, per esempio di alcuni elementi come le trecce, come la capigliatura. Vedete che invece la veste, le pieghe della veste, soprattutto nella parte della gonna, dalla vita in giù, sono appena accennate, mentre è volutamente accentuata l'anatomia del seno, che guardate come sporge, si evidenzia al di sotto della, chiamiamola, la blusa, la casacchina, la camicetta, della parte superiore del corpo. Perché questo? Perché raffigura, simboleggia la fertilità femminile, la fertilità delle divinità protettrici preposte alla fertilità, alla nascita, alla protezione del prosieguo della specie umana. E quindi i seni sono gli unici elementi anatomici che veramente vengono evidenziati. Mentre nella parte inferiore vedete che la gonna, la stoffa, cade in maniera abbastanza rigida, è come fosse un blocco, no? Di pietra o di marmo. Tanto è vero, questa è chiamata proprio la core del peplo, perché ha questi indumenti, ed è del 530-520 avanti Cristo, quindi lo stesso periodo del Kuros che abbiamo visto prima, e questa è conservata anche questa al Museo Archeologico di Atene. Questa è stata trovata, per esempio, nel 1886 vicino all'Eretteo, sull'Acropoli di Atene. Sapete che vicino al Partenone c'è un tempio più piccolo dove ci sono le famose cariatidi o portatrici di vasi di anfore, che si chiama Eretteo. Quindi evidentemente simboleggiava, anche se il titolo, diciamo, dell'opera, della scultura non era, non so, Dea Venere, Dea Giunone, tal de tal, ma era core semplicemente, ma come dicevo prima, sia la figura del giovane che della giovane simboleggiano e raffigurano la divinità con le caratteristiche della divinità. Quindi negli scavi dell'Ottocento è stata trovata nell'area intorno all'Eretteo, e quindi evidentemente raffigurava, simboleggiava la figura di una dea. In mano probabilmente, purtroppo, ha un braccio tronco, con una mano che è andata persa, mentre l'altra è giù lungo il corpo, come quella del Kuros. L'altra invece era ripiegata perché teneva probabilmente un oggetto, un qualche cosa che portava in offerta alla divinità del tempietto dell'Eretteo che è andato perso. Andiamo avanti e passiamo invece adesso
al cambiamento della scultura della Grecia classica. Il periodo della Grecia classica è tra il V e il IV secolo avanti Cristo. È un periodo di cambiamento, di evoluzione, di, diciamo, di perfezionamento, possiamo usare questa parola, della Grecia anche dal punto di vista sociale, politico, democratico, culturale, filosofico. È il periodo delle grandi polis. Tra polis vuol dire città. Tra tutte le polis, tra tutte le città greche, naturalmente Atene era la più grande, la più importante, quella da prendere ad esempio, che aveva raggiunto il maggior grado di perfezione. E in particolare, appunto nel V secolo, c'è stato dal punto di vista politico il governo di Pericle, che era particolarmente equilibrato, assennato, ha saputo far funzionare la macchina, diciamo, politica della polis, sociale della polis, il modo, anche l'educazione, ma anche il modo di comportamento dei cittadini, l'educazione alla virtù del comportamento positivo affinché all'interno della città tutto potesse funzionare in maniera armonica, in maniera serena, e con unità di intenti, e quindi potesse funzionare al massimo quella che ancora oggi chiamiamo la democrazia, cioè il potere, la guida del demos, che è il popolo. Per fare questo naturalmente bisognava che ogni singolo cittadino avesse in sé delle virtù, delle guide morali, delle mire, delle regole di comportamento che, se venivano applicate correttamente, riuscivano a ottenere questo sereno, armonioso funzionamento della polis, del sistema sociale e politico della città, cosa che appunto in questi due secoli è stato diciamo raggiunto. Tanto è vero che non solo le altre città greche ne prendevano esempio, ma anche quando l'arte, la cultura, la letteratura del Rinascimento prende dopo il Medioevo nuovamente ad esempio la bellezza, l'arte greca, lo fa riprendendone non soltanto gli ideali estetici appunto della scultura, ma riprendendone e cercando di emularne, non so quanto riuscendoci, ma anche gli ideali proprio di democrazia, di governo della polis, di sistema di funzionamento della società, quindi come valori, come virtù che guidano i singoli cittadini. Quindi è stata ripresa la Grecia di Atene, la Grecia classica di Pericle del V-IV secolo a.C., veramente in toto. E l'arte naturalmente è una delle espressioni, come abbiamo sempre visto, no? Anche negli scorsi anni, di una cultura alle spalle della quale c'è una situazione economica, politica, sociale e anche culturale, filosofica e di valori soprattutto. Allora, in questo bel quadretto idilliaco, la scultura, il modo di rappresentare la figura umana cambia, si adegua e raggiunge sempre un maggiore realismo. Quindi si allontana dalla astrattezza, dalla geometrizzazione, dalla atarassia, imperturbabilità e soprattutto dalla rigidità frontale della figura umana, per raggiungere un po' di movimento del corpo, un'anatomia più arrotondata, più morbida, più realistica, perché dicevo prima ci sono stati anche degli studi medici, di anatomici, eccetera. E cambia la tipologia, il prototipo di figura maschile. Dal punto di vista femminile ci saranno le figure delle dee, in particolare la dea Venere, no? È diventata protagonista di molte sculture famose, la Venere di Milo. Noi vedremo la Vittoria di Samotracia tra poco. E per quanto riguarda la figura maschile non c'è più il giovinetto che si identifica con la divinità, l'eterna giovinezza, l'eterna salute, eccetera, ma i protagonisti della scultura diventano l'atleta e il guerriero. Quindi due figure non scelte a caso,
e diverse dalle divinità maschili, perché Platone e in parte anche Aristotele, ma soprattutto Platone, hanno introdotto un concetto filosofico legato alla rappresentazione artistica, che è quella della, detta con le parole greche, del kalos kai agazos. Kalos vuol dire bello, bello, ciò che piace, ciò che è un'estetica positiva, insomma bello. Kai corrisponde al nostro e, congiunzione. Agazos, come aggettivo, vuol dire buono. Buono, positivo, sconfina anche nell'eroico, ma comunque bello e buono è in sostanza questo binomio che secondo i filosofi greci, in particolare Platone e poi anche Aristotele, deve essere precipuo alla rappresentazione artistica, che sia una scultura maschile, che sia una scultura femminile, che sia un'altra forma d'arte, qualsiasi forma d'arte. Perché questo? Perché l'arte diventa uno strumento educativo, uno strumento con cui educare e con cui essere d'esempio al popolo, e quindi, secondo questo concetto che nasce dalla filosofia e si traspone nell'arte, per esempio una scultura, un'opera d'arte che è bellissima, perfetta, armoniosa, fatta in maniera eccellente, ma che però rappresenta un qualche cosa che non porta un esempio positivo, di valori positivi, di valori educativi, ma rappresenta il male, un comportamento negativo, un esempio da non seguire, che può nuocere a questa armonia, a questo funzionamento così perfetto della società, della polis, non è un'opera d'arte bella. Quindi non si può dire che sia bella, anche se esteticamente col nostro metodo, col nostro criterio di giudizio, metodo di giudizio, la guardiamo e dice come fai a non dire che quest'opera è bellissima, è perfetta quasi. No, nel concetto punto greco, se non porta, non rappresenta, non simboleggia valori positivi, educativi, non può dirsi bella. Si potrà dire che è un'opera eseguita perfettamente, che l'artista è bravissimo, se prendi il centimetro, il compasso, la misura, ogni cosa è proporzionata all'altra, tutto quello che vuoi, ma non può dirsi bella, perché bello è solo qualche cosa che è anche buono, che è anche vero, che è anche giusto. Ecco, buono e giusto. Tanto è vero che parlando ancora oggi, no, si può dire, guarda, bravo, hai compiuto una buona azione. Ma a volte parlando si dice anche, guarda, hai compiuto una bella azione. No? Quindi questo sconfinamento rimane qualche volta anche nel nostro linguaggio. Questo è uno dei canoni base. E quindi da questo punto di vista sia il guerriero con la sua forza, il suo eroismo che lotta e difende la patria, sia l'atleta che incarna dei valori positivi come la forza, il coraggio. I grandi atleti erano quelli che all'epoca greca gareggiavano nelle Olimpiadi, no? È da lì che nasce, dalla città di Olimpia, dalle Olimpiadi dedicate a Giove, che erano delle gare annuali tra le varie polis, tra le varie città greche. Ma oltre alla forza, all'abilità, al coraggio, che già sono elementi positivi se usati in maniera positiva, unisce o deve unire la lealtà di comportamento, quindi il gareggiare ma con lealtà, in maniera corretta verso gli altri partecipanti alla gara, di modo che l'eventuale vittoria abbia veramente un valore anche etico, anche morale. Quindi da questo punto di vista, con questo concetto gettato da Platone di bello e buono, si può dire che l'arte greca ha un valore etico prima ancora che estetico, e ha un valore estetico solo se anche ha alle spalle un valore etico. Quindi questo è un concetto veramente interessante che poi si perde, insomma.
col concetto di bellezza, di estetica, eccetera. È molto forte in questo momento proprio dell'arte greca. Altro elemento caratteristico perché un'opera sia bella è poi il modo di raffigurarla. Il modo di raffigurarlo è esemplificato in particolare da questa scultura che è il Diadumenos di Policleto del 430 a.C., quindi V secolo a.C., età classica. Anche questo è ad Atene, un museo archeologico, ed è letteralmente un atleta che ha sulla fronte una fascia che gli cinge la testa, quindi Diadumenos, cinto di A attraverso, una fascia che cinge tutta la fronte e la testa, probabilmente per detergere il sudore durante l'allenamento, durante gli sforzi fisici. Quest'opera di Policleto, che insieme a Fidi è stato uno dei maggiori scultori dell'età classica, è diventato il canone. Infatti non è più tanto chiamato il Diadumenos, ma il canone di Policleto. Canone letteralmente vuol dire regola. Perché è stato chiamato il canone? Perché in questa scultura, appunto, l'artista Policleto ha voluto esemplificare quelli che devono essere i modi di raffigurare una scultura, un corpo umano, affinché possa raggiungere quell'armonia, quella perfezione, quella bellezza estetica che deve avere per riflettere la bellezza e i valori interiori, quindi il buono. Questi criteri devono essere basati sulla proporzione. Armonia è un qualche cosa che è proporzionato di solito. La proporzione è una proporzione come le ricette, no? Come fai la torta di mele? Quante farina metti, quante uova metti? Ma io ormai sono pratica, la faccio a occhio. No, l'occhio non basta. Così nella proporzione, nella regola della scultura greca di Policleto, le misure devono essere proprio le misure, le proporzioni matematiche, quindi prese proprio col compasso, col metro, col centimetro, con il righello. E quindi è un concetto che tra l'altro verrà ripreso dall'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Non so se l'avete presente, quell'uomo inscritto in un cerchio, a sua volta inscritto in un quadrato, con le braccia aperte e le gambe aperte, e che riprende proprio questo concetto. In basso addirittura Leonardo mette una, adesso non saprei come chiamarla, insomma una didascalia con le varie proporzioni che già secondo Policleto devono essere, non so, la testa rispetto a tutto il corpo deve essere un ottavo, le gambe e il busto rispetto a tutto il corpo devono essere un mezzo e un mezzo, un dito rispetto alla mano deve essere, adesso dico abbastanza a caso, un quarto. Quindi per farvi capire che proprio ogni misura, ogni pezzettino di braccio, di piede, di ginocchio, di dito, di orecchio addirittura, deve avere una proporzione matematica rispetto al tutto e rispetto alle altre parti del corpo. Solo in questo modo si può raggiungere appunto quell'armonia, quella bellezza, quella perfezione che deve corrispondere a quell'armonia e a quella perfezione di intenti, di comportamento, di valori che l'atleta in questo caso deve avere dentro di sé. Vedete rispetto al Kuros come viene aumentata la resa della muscolatura, i muscoli sono molto più accentuati, oggi diremmo che bel giovane palestrato, no? Vedete anche, non so, le gambe, le braccia, i bicipiti, la pancetta, tutto diventa più rotondo, più arrotondato, più morbido, quindi viene a mancare quella geometrizzazione un po' schematica del Kuros precedente dell'età arcaica, e la spalla, gli addominali, si vede quasi la tartaruga, no? Come si dice oggi, i pettorali, cioè ogni singola muscolatura è resa oltretutto non solo soda, bella, allenata, ma l'atleta sta tenendo le due mani, le due braccia ripiegate e in alto,
Quindi probabilmente teneva un qualche cosa, o un attrezzo ginnico, o un qualche cosa, a differenza del Kuros che invece aveva sempre le braccia lungo il corpo, non compiva gesti, non compiva movimenti. Guardate le gambe, abbiamo visto un accenno prima nel Kuros del piede destro leggermente avanzato rispetto all'altra gamba, però le due gambe erano tese, erano rigide, tutte e due. Ora, non solo la gamba destra è avanzata, ma la gamba destra è tesa e il peso appoggia proprio sul piede destro. Ma la gamba sinistra non è soltanto leggermente indietro, ma sempre rigida, tesa, ferma, ma si piega e il peso di quella parte del corpo poggia soltanto sulla punta. Vedete che poggia la punta del piede, le dita del piede, non tutto il piede con il tallone come nel piede destro. Il ginocchio leggermente si piega. Questo che cosa comporta? Penso che lo vediate benissimo da soli. Se voi guardate il fianco destro, che come dicevo prima per noi è la parte sinistra, guardando l'immagine, vedete che risulta più alto rispetto all'altro, no? C'è quasi una leggera diagonale da un fianco all'altro. Questo fianco più alto, un fianco più basso della gamba arretrata che poggia soltanto sulla punta del piede, mette il corpo in maggiore movimento, quindi non è più un corpo statico, rigido, ma è un corpo morbido e il movimento comporta il gonfiarsi, il rilassarsi, il mutare della muscolatura, dei tendini, dei nervi. Guardate anche non solo il bicipite, soprattutto il bicipite destro per noi che guardiamo, gonfio, perché probabilmente aveva un peso da tenere abbastanza impegnativo, ma anche guardate i polpacci, sono un po' dei polpaccioni muscolosi, grossi, si vede la curvatura, l'arrotondamento che sporge nella parte alta del polpaccio dove c'è l'attaccatura col ginocchio, quindi questo senso di forza, di figura allenata, di figura positivamente forte e rassicurante, che dà proprio la forza e l'immagine dell'atleta come esempio positivo. Tra l'altro l'atleta era un esempio positivo anche per i ragazzi, per i giovani a scuola, perché la competizione, la gara, l'attività sportiva faceva parte della paideia, cioè dell'educazione dei giovani, proprio per insegnarli, oltre che probabilmente fare movimento come oggi facciamo all'ora di ginnastica a scuola, ma per insegnargli quei valori dell'atleta, della ginnastica, di chi gareggiava alle gare olimpiche. Quindi quei valori proprio di curare il corpo, che il corpo fosse sano, i romani diranno mens sana in corpore sano, più o meno lo stesso concetto era già nei greci. Ma questo corpo sano, la cura anche estetica del corpo, dei muscoli, non doveva essere fine a se stessa, soltanto per farsi ammirare, ma doveva appunto essere unita a quella competitività, a quella forza, a quel coraggio di combattere, di partecipare alle gare e a quella lealtà, quindi quell'onestà, quell'eticità. E quindi erano tutti valori che lo sport ancora oggi dovrebbe insegnare e che venivano appunto diretti ai giovani, ai ragazzi, nella fase scolastica. Quindi l'atleta era un eroe, così come l'altro tipo di eroe, ecco, questo è sempre un esempio di atleta, un altro tra le sculture, le opere più famose e più significative, questo è il famoso Discobolo, opera invece dello scultore Mirone. E alcune di queste sculture greche che noi vediamo, come questa anche in particolare e anche molte altre, noi le vediamo nella versione in marmo, ma di solito in origine le sculture greche erano in bronzo. Quando vediamo, come in questo caso, la versione in marmo, è purtroppo, ma comunque insomma rende benissimo in maniera fedelissima quella che era l'originario greco, una copia romana. I romani faranno molte copie delle opere greche che lavoravano molto, soprattutto inizialmente, il bronzo. Questo è uno di quei casi, l'originale di Mirone era in bronzo, questa è una copia romana in marmo, che comunque nulla toglie al significato, all'estetica, ai particolari, all'immagine che arriva a noi.
e copie in marmo romana, quindi si trova al Museo Nazionale d'Arte Romana a Roma. E altra 124 centimetri. Anche lì la misura, l'altezza delle sculture cambia leggermente tra la fase arcaica dei Kuros e la fase invece classica degli atleti e dei guerrieri. Nel caso dei Kuros dell'arte arcaica, spesso erano misure un po' più tendenti al colossale, un po' più maggiorate rispetto a una figura normale. Queste tornano piano piano a riabbassarsi e a raggiungere dimensioni più, diciamo, più umane. Anche questo è un segnale che va verso quella ricerca di realismo, di naturalismo che l'arte classica vuole raggiungere. E questo, rispetto al Diadumenos di prima, è decisamente un corpo in pieno movimento. È reso molto molto bene e la posizione migliore per guardarlo è proprio questa, per cui abbiamo il viso di fronte nella sua torsione verso la spalla e verso il braccio che tiene il disco, il discobolo, quindi vedete che nella mano alta il braccio teso tiene il disco, quindi era un atleta che praticava il lancio del disco. E vediamo molto bene questa rotazione che lo scultore fa fare al corpo. È raffigurato come fosse un'istantanea fotografica, no? In un istante preciso della questa disciplina del lancio del disco, che okay? È il momento in cui l'atleta si raccoglie, quasi si rannicchia su se stesso, piega le gambe, anche qui punta il piede sinistro, poggiando tutto il corpo sul il peso del corpo sul piede destro, tende il braccio, l'altro braccio invece lo chiude verso il ginocchio, creando proprio questa posizione di raccoglimento, quasi a chiocciola, e sta per prendere lo slancio per fare quella rotazione su se stesso che dà la forza poi di lanciare il disco il più lontano possibile. Quindi è un momento preciso, anche questo è interessantissimo perché vuol dire che si incomincia a cogliere la realtà anche dal punto di vista temporaneo. La realtà è fatta di momenti successivi nel tempo, mentre nel Kuro, nell'età arcaica, il tempo era eterno, non passava, era immutabile. Queste figure erano fatte tutte un po' come lo stampino, no? Tutte uguali, tutte la stessa espressione, tutta la stessa posizione, non invecchiavano mai, non, i muscoli non cedevano mai. Quindi il tempo eterno del mondo della divinità, come abbiamo detto. Adesso invece nell'età classica, con questi atleti, e il tempo non è più eterno, è un tempo umano, non è più il tempo, non è più lo spazio divino, ma sono il tempo e lo spazio umano di un atleta che è pienamente un essere umano. Ovviamente l'atleta è atleta quando è, non è un atleta in pensione, no? Infatti nel titolo è il discobolo in piena efficacia, in piena gestione delle gare olimpiche e quindi ovviamente è giovane, è bello, è palestrato, è sano, i muscoli sono tesi, sono pieni, sono gonfi. Quando invecchierà anche lui non sarà più come il Kuros destinato a rimanere tutta la vita così, ma invecchierà, i muscoli cederanno e seguirà il processo umano. Quindi cominciano a diventare degli esseri umani, degli individui con pregi e difetti umani. E a differenza del Kuros, che era invece un tipo astratto, non un individuo umano. Quindi è bellissima questa posizione. Il senso della forza dei muscoli tesi, guardate i polpacci anche, no? I tendini, i muscoli gonfi, quindi sta facendo uno sforzo fisico. Ma se voi guardate il viso ha ancora quella sorta di atarassia, di quasi di imperturbabilità, di serenità. Non c'è la tensione che c'è nei muscoli, ma il viso è rilassato. È il viso piuttosto di una persona concentrata, concentrata, attenta nell'azione che sta facendo per portarla a buon fine, per cercare di lanciare il disco lontano, per cercare di vincere se sta facendo una gara. Quindi questa differenza tra la tensione del corpo, muscoli, tendini, invece la rilassatezza, la serenità del viso, ritorna a quella atarassia che abbiamo detto prima, che però non è più quella divina, ma è una atarassia umana. Quindi cosa vuol dire? Che questo atleta non solo sa concentrarsi, ma
sa gestire anche, sa governare lo sforzo, quindi non ha bisogno di grignare i denti, corrugare la fronte perché dirò oddio, non ce la faccio più, che sforzo sto facendo. No, lo sa governare, è forte fisicamente, ma è forte anche interiormente, forte anche moralmente. E quindi questo è molto bello perché esprime proprio tutto questo. Questa concentrazione del viso mi fa venire in mente, per esempio, la concentrazione del viso che Michelangelo metterà nel suo David quando impugna la fionda, il sasso che sta per lanciare. Lo stesso concetto dell'atleta, dell'eroe in quel caso, che si sta preparando ed è raffigurato nel momento immediatamente prima dell'agire, in questo caso di lanciare il disco, nel caso del David di Michelangelo di lanciare il sasso con la fionda per uccidere Golia. Quindi è veramente molto bello. Un altro caso invece di grandi figure dell'età classica è raffigurata dal guerriero. Vi ho messo uno degli esempi più belli e più famosi, che sono i bronzi di Riace, eccoli qua, V secolo a.C., quindi sempre in piena età classica. Questi sono invece originali greci, ancora in bronzo, e si chiamano di Riace dalla località in cui sono stati trovati. Sono stati trovati in mare, quindi molto probabilmente erano stati trafugati dai romani in Grecia, i romani li stavano portando a Roma e quindi in questo punto della Calabria, io tra l'altro li avevo visti proprio nel luogo originale quando erano stati esposti, insomma, per un certo periodo, molto belli, da vicino sono impressionanti, poi sono molto alti, a dimensioni, anche qui dimensioni eroiche, dimensioni gigantesche, il nudo eroico, la dimensione eroica. E sono due, una coppia di guerrieri, probabilmente sono guerrieri o erano statue di guerrieri erette in onore di una vittoria da parte della Grecia, probabilmente. Qui sono bellissimi e già più moderni i particolari, soprattutto della barba, no? La barba, i capelli, si vede proprio il ricciolo, il singolo ricciolo mosso. Tenevano in una mano lo scudo, quindi nella mano la sinistra, la destra per noi che guardiamo, vedete che ha il braccio piegato e ha una specie di anello qui all'avambraccio dove probabilmente era legato, era attaccato lo scudo, e le dita piegate a impugnare la maniglia dello scudo, mentre nel braccio destro teso probabilmente impugnavano una lancia o una spada, un'arma, insomma, quindi erano con le loro armi, ma senza corazza, senza elmo, senza niente, proprio per mostrare questa nudità eroica. Anche qui la muscolatura, i tendini, il costato, i pettorali, i bicipiti gonfi, bellissimi, però la morbidezza, la rotondità dell'anatomia, e anche qui questa posizione del contrapposto. In questo caso è la gamba sinistra che è avanzata e la gamba destra invece leggermente arretrata, e anche qui vedete che il fianco destro, sinistro per noi che guardiamo l'immagine, è decisamente più alto rispetto all'altro, quindi è stante, è fermo, un momento di riposo prima o dopo l'azione, ma non è quella fissità, quell'essere fermo in maniera passiva, in maniera abbandonata, ma c'è la tensione sempre comunque del corpo. La particolarità e la preziosità di questi bronzi di Riace, li hanno esattamente, sono tra il 460 e il 400 a.C. e questi si trovano al Museo Archeologico di Reggio Calabria, è data dal fatto che gli occhi sono in avorio e pietra colorata, la barba e i capezzoli sono in rame, i denti sono in argento, quindi la differenziazione è data non dal pennello, dal colore impresso sul materiale di cui è fatta la scultura, ma dall'uso di pietre preziose diverse, ognuna con una sua tonalità, con un suo colore, ma ognuna anche con una sua luce, perché colpiti dalla luce sono elementi che appunto mandano bagliori, danno vivacità,
e sono tutte pietre ed elementi preziosi, quindi la preziosità anche economica dei materiali usati, che vuol dire che erano delle statue particolarmente importanti, particolarmente celebrative, ripeto, probabilmente di qualche vittoria, perché insomma era più facile trovare, nel senso che ne facevano, c'era più di un guerriero, più di una dea Venere, più di una vittoria di Samotracia che vediamo subito adesso, e le facevano, le erigevano, le posavano sui templi in occasione di particolari vittorie. Quindi questi sono veramente magnifici, ripeto, uno dei pochi originali in bronzo che sono rimasti. Questi romani probabilmente hanno fatto naufragio, hanno perso il carico, e questi, insomma, nella perdita però si sono salvati, sono stati restaurati. E finiamo con la vittoria, la famosa Nike, che vuol dire vittoria, di Samotracia, perché è stata trovata sull'isola di Samotracia. Questa invece raffigura un'ulteriore terza fase dell'arte greca, che è la fase ellenistica, fase cosiddetta ellenistica, che va dal IV-III secolo avanti Cristo e coincide con l'impero di Alessandro Magno. Quindi in questa fase non c'è più la polis, la città di Atene, ma c'è un impero intero, perché Alessandro Magno conquisterà la Mesopotamia, l'Egitto, l'Asia Minore, la Grecia, quindi diciamo le dominazioni della Grecia si ampliano notevolmente, e naturalmente finché c'era Atene, perfetta, armonica, esempio per tutte le città greche da sola, e era più facile anche avere questa armonia, questo governo perfetto, questa democrazia perfetta. All'interno di un impero ci sono più stati, quindi è inevitabile che venga a instaurarsi una rivalità tra questi stati. Uno stato è più ricco, uno stato è più povero, uno stato è meglio governato, l'altro è peggio governato. Quindi non c'è più quell'uguaglianza, quell'armonia che c'era nella polis di Atene in età classica. C'è un movimento, c'è una rivalità, ci sono momenti di guerra, tentativi di conquista da parte di uno stato e di un altro stato. Quindi diciamo che la vita anche sociale e politica si agita, no? Non è più così serena, non c'è più quella tarassia positiva, e quindi si agita, tra virgolette, anche l'arte. Potremmo definirlo il periodo dell'arte barocca per i greci, no? Così come dopo il Rinascimento nel barocco l'arte si agita, luci, ombre di Caravaggio, pieghe, manti che sventolano, figure anche nei templi spezzate, linee rette, linee curve, giochi di pieni e vuoti, chi più ne ha più ne metta, così in quest'ultima fase dell'arte greca, che è la fase ellenistica, e ellenistica si chiama perché tutti gli stati inglobati nell'impero da Alessandro Magno si adeguano, cercano di adeguarsi, o inglobano la loro cultura a quella ellenica, a quella greca, che quindi è di base omogenea, anche se poi ogni stato mantiene parte della sua cultura, delle sue tradizioni artistiche, eccetera. E questa vittoria di Samotracia è uno degli esempi più belli. 190 avanti Cristo. Questa si trova al Louvre, è alta 3 metri, quindi anche qui delle dimensioni eroiche, delle dimensioni dimostrative. Ed era, dunque, avevano costruito sul tempio dei grandi dei sull'isola di Samotracia, anzi nel santuario dei grandi dei sull'isola di Samotracia, questa figura della vittoria, quindi una figura femminile che simboleggia la vittoria, probabilmente anche qui per celebrare una battaglia navale vinta dal mondo ellenistico in quegli anni o in quello stesso anno. Ed era costituita così, c'era una specie di fontana con dell'acqua, con degli zampilli. All'interno di questa fontana c'era una barca, una mezza barca, solo la prua di una barca in marmo, e sulla prua di questa barca, a mo' di polena, le polene sapete che erano quelle sculture per lo più in legno che venivano messe sulle prue delle barche, delle navi insomma, più che delle barche, e quindi questa vittoria era raffigurata, tra l'altro sembra quasi ancora in volo, che sta per atterrare sulla prua di questa barca, è acefala, quindi ha perso la testa, ha perso anche le braccia, una delle braccia era tesa
leggermente in alto, in diagonale, per annunciare la vittoria. Quindi era come se lei scendesse su questa barca greca, ellenica, e annunciasse la vittoria, che di lì a poco questa barca, questa flotta di cui questa barca faceva parte, avrebbe avuto sui nemici, sugli avversari. Quindi scende ad annunciare: voi sarete i vincitori. E quindi, essendo una vittoria alata, perché era rappresentata quasi come un angelo, no? Che arriva in volo, guardate che belle le ali, si legge quasi il disegno, il motivo della piuma per piuma, e soprattutto barocca, ellenistica, nuova rispetto all'arte classica, è il modo di raffigurare la veste. Allora, lei in volo, quindi c'è tutta l'aria che muove questa veste, no? Non cade giù dritta, ma guardate, pieghe, contropiede, la stoffa, come si dice, è tutta raffazzonata, si ammassa tutta da una parte, si attacca alle gambe, alle cosce dall'altra, e in più è come questo movimento della gamba, dove per esempio questa stoffa, la gamba destra per noi che guardiamo, dove la stoffa è appiccicata proprio, no? All'anatomia, è come se oltre al vento ci fossero anche gli spruzzi del mare, gli spruzzi causati dalla barca, quindi questi spruzzi vanno a bagnare la stoffa della veste, della vittoria, di questa bellissima figura, e quindi la stoffa bagnata cosa fa? Si appiccica ovviamente all'anatomia. Quindi è veramente un realismo di quelli che si possono chiamare gli accidenti della natura. Il vento, la pioggia, elementi che possono essere anche avversi, no? All'uomo, nei forti fortunali, nei forti temporali. E quindi ecco che ancora di più viene a cadere non solo quella tarassia eternizzata dell'arte arcaica, ma anche quell'armonia, quella serenità, quel benessere positivo. Soltanto il benessere, armonia e virtù positive dell'arte classica, ma incominciano a essere raffigurati anche gli accidenti che possono essere negativi. Questa è a Cefalo, io ne ho messo anche una perché poi il tempo scade, anzi è già scaduto, ma su altre sculture di età ellenistica, sui visi per esempio di atleti, di guerrieri, di personaggi, si leggono e si incominciano a leggere dei sentimenti anche di sofferenza, di preoccupazione, di serietà, di visi corrugati, di fronti corrugati, quindi quella tarassia della classicità viene meno e siamo proprio nell'agitazione, possiamo dire nello spazio che si dà al sentimento anche dell'epoca barocca. Bene, oggi ci fermiamo qui, prossimo lunedì invece vediamo la bellezza medievale, nel Medioevo, che diventerà spiritualità, luce, colore, cambierà completamente l'atmosfera. Arrivederci.